Buon carnevale a tutti! Oggi, giovedì dei pazzi, facciamo un dolce, i brownies al cioccolato. Non è un dolce italiano, un dolce americano e non è neanche un dolce da fare tipico di carnevale, però ormai spopola sulle nostre tavole, quindi ve lo propongo. Vediamo un po' cosa ci serve. Per i brownies ci servono 120 g di cioccolato fondente. Per chi non ama il fondente potrà utilizzare cioccolato al latte oppure 120 g di Nutella, ma la ricetta originale prevede il cioccolato fondente. Quindi 120 g di cioccolato, 30 g di burro, 4 uova, 180 g di zucchero, 5 gocce di estratto di vaniglia oppure mezza bacca di vaniglia, 200 g di farina, un cucchiaio di lievito, 200 g di nocciole tritate grossolanamente. Cominciamo a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria con il burro. Per il bagnomaria mettiamo un po' d'acqua nella pentola, così come vedete, fredda ovviamente. Prendiamo la ciotola del cioccolato e la posiamo su. L'acqua non deve arrivare a bollire, deve essere molto calda, ma non deve bollire. Quando comincerà a sciogliersi il cioccolato, aggiungeremo anche il burro. Come potete vedere, il cioccolato fondente sta per sciogliersi completamente, possiamo aggiungere il burro. Ora andiamo a montare le uova con lo zucchero. Montate le uova, aggiungeremo il cioccolato e il burro sciolti a bagnomaria. Aggiungiamo anche la bacca della vaniglia che apriremo in due. Useremo i semini. Ecco qua, andiamo ad aggiungerli. Al composto ora aggiungeremo la farina. Che faremo amalgamare un po' per volta. Il lievito setacciato. E infine aggiungiamo le nocciole e amalgamiamo il tutto. Ecco qua. Foderiamo una teglia con la carta forno. Per farla aderire meglio, per non farla spostare mentre noi livelliamo l'impasto, stendete, spalmate un po' di burro sulla teglia e poi ci mettete la carta forno. A questo punto ci andiamo a stendere l'impasto che dovrà essere alto
2-3 centimetri. Così penso che vada bene. Inforniamo a 170 gradi per un 35-40 minuti circa. Una volta cotto lo lasciamo raffreddare e poi lo possiamo tagliare a quadretti. Eccoli qui i nostri brownies al cioccolato. Li possiamo spolverare con dello zucchero a velo oppure decorare con la panna montata o mangiarli così in purezza. Vedete? Questo è lo spessore. Spero che i miei brownies vi siano piaciuti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!